E buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi puntata eccezionale di Radio Empire ospita, perché abbiamo l'onore di avere con noi Claudio Fava. Buongiorno, buongiorno, grazie per queste parole di benvenuto e di buon auspicio per le cose che ci diremo. Assolutamente sì, oggi abbiamo l'occasione di parlare del tuo esordio, del tuo debutto per quanto riguarda appunto la regia teatrale, che è la presentazione della Grande Menzogna, che parla appunto delle verità nascoste, di quelle che forse non si sono volute dire in merito alla storia di Borsellino. Raccontaci un po', Claudio. Ma guarda, è un racconto teatrale che cerca di partire lì dove si sono fermati tutti gli altri racconti teatrali, cinematografici, televisivi, libri, tutti i racconti utili, necessari, narrazioni importanti su cosa accadde prima, cioè la lunga agonia, la solitudine, la battaglia di Borsellino, quei due mesi tra Capaci e Via D'Amelio. Però è come se alla fine tutti si fermassero nel momento in cui Borsellino diventa tragicamente leggenda, la sua morte che lo consegna alla storia e che ci consegna anche le ragioni di questa morte, che sono un pezzo importante, drammatico della storia di questo paese. Però poi accade un'altra storia che andava raccontata. C'era l'urgenza di raccontarla. Diciamo da 30 anni. Era arrivato il momento. Più clamoroso, incredibile, bizzarro, ridicolo depistaggio, ridicolo anche per il modo in cui è stato costruito, che abbia conosciuto la nostra storia, ma è un depistaggio che per 17 anni ha depositato su un binario morto le indagini su Via D'Amelio, che ha fatto istruire 3 processi, ha fatto condannare all'ergastolo 7 persone. Tutto innocenti, ricordiamolo. È tutto basato sulle testimonianze di questo finto pentito, istruito a dovere, educato, fabbricato, rivestito come un pupo, come si dice in Sicilia, affinché mettesse le indagini su un binario morto. Il pentito si chiama Vincenzo Scarantino. Gli hanno creduto tutti, alcuni colpevolmente, per distrazione, per ansia di prestazione, per risultato. Per trovare il colpevole, insomma. Perché è bello poter dire dopo 2 mesi abbiamo trovato il colpevole. Altri non gli hanno solo creduto, lo hanno anche imbeccato, istruito. Avevano bisogno di far pensare, di far credere al paese che dietro la mafia ci fosse solo la mafia, che alla fine Paolo Borsellino era morto con altre 5 persone solo per una piccola vendetta di mafia, senza nessun dubbio, senza nessuna complicazione, come dice il testo teatrale. E allora avevo voglia di raccontarla, anche perché un'esperienza che ho vissuto, diciamo, con un altro ruolo, da presidente della commissione antimafia, ci siamo occupati molto del depistaggio, abbiamo dedicato 2 relazioni, abbiamo ascoltato decine, centinaia di persone, abbiamo provato a ricostruire non soltanto le responsabilità reali, ma anche tutti, diciamo, gli strati di reticenza, di pigrizia, o come dicevamo poco fa, di ansia di carriera, che hanno permesso che questo depistaggio rimanesse impunito e lo sia tuttora. C'è stato un processo, come sappiamo, che si è concluso poi con prescrizione per i 3 imputati minori. E quindi diventa una pièce teatrale, perché poi a me in questa fase della mia vita piace particolarmente cercare una scrittura teatrale che forse riesce a dare più anima, più vis, più intenzione alle cose che si scrivono. E c'è anche poi la bellezza, il miracolo della parola che diventa subito gesto, che diventa la sguardo, azione. Del teatro. Sì, è il miracolo del teatro, non è un caso che ce lo portiamo dietro da 3.000 anni, che è la prima forma di comunicazione culturale, letteraria che ci è stata tramandata. Solo di intrattenimento. Cioè. Assolutamente, assolutamente. Beh, insomma, in Grecia il teatro era politica nel senso più alto, più nobile e anche più devastante per gli effetti che produceva. Credo che vada conservata anche questa occasione che il teatro e che la scrittura teatrale rappresenta, e quindi questo testo, che non è né didattico né didascalico né terapeutico, è, diciamo, una grande intenzionale invettiva di quest'uomo che non c'è più, che ci racconta da questo altrove in cui si trova, non sappiamo se sia il suo purgatorio, il suo limbo, il suo paradiso, e ci racconta quello che da troppo tempo noi aspettiamo di sentirci dire, permetterci di nuovo
sulle spalle le nostre responsabilità. Gli hai dato la possibilità appunto di avere parole, di dire quello che avrebbe voluto forse se fosse ancora sì, con sì, noi. E forse qualcuno si stupirà perché lo stile con cui parla non è lo stile del magistrato che sta costruendo, diciamo, un pensiero giuridico istituzionale, ma di un uomo che non sta c'è più l'uomo. Eh sì, e che alla fine dice il punto è un altro, il punto siete voi, e ci spiega perché il punto siamo noi. E ne parliamo nella seconda parte di questa intervista, lasciando adesso spazio alla musica con un brano che parla e fa molto riflettere sulle tematiche che stiamo trattando, che è quello di Fabrizio Moro, Compensa. E quindi siamo ancora qui con Claudio Fava per la presentazione della Grande Menzogna, che ricordiamo andrà in onda con un debutto in scena, perdonami, in scena, stavo parlando cinematograficamente prima, quindi mi è rimasto siamo cinematografico. Alla radio, in onda, certo. Domenica 16 luglio alle ore 20 all'interno appunto del cartellone della, del Festival del Tindari, e assolutamente ci sono ancora posti disponibili, quindi tutti quelli che siamo certo. vicini e siamo in zona andiamo a supportarlo per questo debutto nazionale che ti vede, come dicevamo, scrittore e regista. Stavamo parlando nella pausa appunto con il brano musicale di Fabrizio Moro, di come nasce alla fine un testo teatrale del genere, molto complicato perché comunque c'ha anche una certa emotività, avendo avuto purtroppo tristemente anche l'esperienza di tuo padre, ricordiamo essere Giuseppe Fava, che appunto è stato purtroppo ucciso dalla mafia, quindi secondo me c'è stato anche nella creazione di questo testo un mix, come dicevi, hai visto da vicino, hai ascoltato determinate cose, l'hai vissuto anche da vittima in diretta, comunque diretta di quello che è stato, come è stato possibile una crasi poi effettivamente di quello che si prova, quello che si vuole dire e cosa è giusto o meno dire. Ma guarda, in realtà quello che è dentro resta dentro, no? Okay. Non diventa un codice per le cose che racconterai, perché altrimenti le impegna troppo, le contamina, le fa diventare una proiezione di un tuo sentimento. Invece, come stai tanti anni, ormai la morte di mio padre, quasi 40 anni, ho provato a cercare nella scrittura, la mia scrittura, il mio racconto, poi naturalmente è impregnato, imbevuto delle cose vissute, delle storie attraversate, ma hai bisogno di sentirti un po' terzo rispetto alle storie che racconti. Il coinvolgimento non aiuta. Sei un osservatore. Sì, sei coinvolto perché sei un essere umano, perché vivi in questo tempo, in questo mondo, in questa terra, per cui non sei un marziano, ma è un coinvolgimento importante, complessivo, emotivo, che non ti fa perdere di vista però il bisogno di andare a cercare anche un'altra chiave, di andare a guardare oltre, di non limitarti a restare dentro il tuo involucro emotivo, che è un po' quello che ho provato a fare con tutto quello che ho scritto, anche con questa pièce teatrale, che diciamo è la cosa più lontana dallo stile molto commemorativo, molto celebrativo in cui noi abbiamo ricordato i nostri morti in questi anni. È l'opposto. Probabilmente qualcuno si stupirà anche di un tono, non dico blasfemo, ma molto laico. Noi abbiamo restituito a Paolo Borsellino anche il diritto di dire la sua, di incazzarsi, e diciamocelo, di dire la sua, di dirla fuori dalle convenzioni, fuori dai convenevoli, dal ruolo anche che ricopriva, ruolo istituzionale, dalle liturgie. L'ultima battuta, mm-hmm, che non anticipiamo perché a quell'ultima battuta di questo lavoro è un po' affidato il senso di tutto, lo dice, svela un suo sguardo su di noi che non è quello che noi ci immagineremmo, ma che forse è realmente autentico. Se ci fosse, se fosse tra noi il Borsellino, forse quelle ultime parole che ci regala sono le parole che ci direbbe. E diciamo anche che hai restituito anche l'opportunità ad un personaggio tristemente noto di essere uomo, quindi di esprimersi così come è scritto all'interno appunto della tua pièce teatrale, la possibilità di dire la sua in maniera intima, no? Perché è un monologo, quindi comunque è come se lo dicesse a noi ma anche a se stessi, quindi quella libertà un po' come si fa in privato quando tu sei lì in una stanza e non il personaggio pubblico. È un monologo che ha però, diciamo, nel pubblico un interlocutore molto presente, perché c'è un racconto che a questo pubblico invisibile e visibile si rivolge. E poi è davvero importante entrare, diciamo, nella dimensione quotidiana, normale di queste storie. Io, diciamo,
non ho molta voglia di scrivere storie di mafia, me ne sono occupato da giornalista per troppo tempo, mi capita, ma in questo caso per esempio non è il racconto di mafia che mi interessava il racconto sulla nostra pigrizia, sull'inettitudine di chi si accontenta delle verità più facili, sulla mancanza di curiosità, di dubbio, sul bisogno di costruire facili carriere per trovare un colpevole qualsiasi immediatamente. E questa, che è una condizione che non ha a che fare con storie di mafia, ha a che fare con la dimensione umana, con la condizione umana, come sono fatti molto tipica anche di noi italiani, direi, sì, è una caratteristica. Assolutamente. Il piacere di conservare la memoria nei momenti alti, liturgici, inoffensivi, e poi restare quietamente quando bisogna sporcarsi le mani, poi alla fine sono tutti indietro. Sì, sì, un passo indietro. E secondo te questa mancanza di ricerca, di voglia, di verità è una questione di noncuranza o una questione proprio ponderata invece? C'è una certa intervenienza in questo? Io penso ci sia un antico istinto di sopravvivenza che noi siciliani abbiamo costruito e stratificato generazione dopo generazione. Quindi è genetica quasi ormai. Dominazione dopo dominazione. Sai, quando tu sei abituato dall'arrivo dei greci a vivere sotto dominazioni con le quali alla fine devi trovare un tuo punto di incontro, di mediazione per sopravvivere, poi ogni tanto hai bisogno di scrollartele dalle spalle questi pesi, queste zavorre, e però poi è una storia che ha una ciclicità quasi disperata. Io credo che alla fine questo abbia un po' forgiato i siciliani, nel bene e nel male. Nel bene perché ha portato ad essere questa terra e la natura umana di questa comunità un luogo di incontro di storie lontanissime tra loro, e la diversità arricchisce, il conflitto arricchisce, però ha anche instillato qualche seme e qualche segno di fatalismo che è un rifugio furbo. Spesso si vuole essere fatalisti per cercare di fare un passo indietro, sì, non perché occorra esserlo davvero, ecco. E invece la verità va detta, va urlata, bisogna trovare il coraggio di dirla e di cercarla, va cercata, affinché le cose cambino. Va cercata, e per cercarla devi dubitare, e il dubbio è un mestiere faticoso, complicato, a volte pericoloso, non agevola nelle carriere, non ti fa dormire sonni tranquilli, però se noi non dubitiamo noi restiamo fermi. È un atto di responsabilità alla fine, il dubbio lo possiamo definire. Ci fa sentire vivi. Allora, cosa ne pensi di entrare nel vivo di questa tua pièce, di questo tuo debutto, parlando appunto, ascoltando adesso un brano che è presente e che se vuoi puoi lanciare tu. Hai mai lanciato un brano, tra le mille cose che hai fatto nella tua vita, hai mai lanciato un brano musicale alla radio? No, adesso mi devo anche ricordare qua il titolo, è Battiato, Summer on Solitary Beach. Guarda che sei bravo, quindi nei tuoi tempi persi puoi anche fare lo speaker radiofonico. Vai Battiato. E rientriamo con l'ultimo spazio dedicato a Claudio Fava, perché è in partenza per il Tindari per sistemare gli ultimi aspetti e raggiungere anche, assolutamente citiamolo, David Coco, che è il personaggio principale, unico di questa pièce teatrale e che ha lavorato con te tante volte. Raccontaci un po' del vostro rapporto. Ma Davide è stato presente in molte pièce teatrali mie da diversi anni, e questa è la quarta o quinta volta, è anche stato dentro storie cinematografiche che sono passate attraverso mie sceneggiature, per cui c'è un rapporto professionale antico, c'è un rapporto amicizia altrettanto antico e molto solido, e non poteva che essere lui a interpretare questo ruolo, perché non soltanto perché c'è questa somiglianza fisica, certo, questa fisicità, ma c'è anche questo rigore. Davide è un attore molto rigoroso, e allo stesso tempo anche un fantasista, un grande senso dell'ironia. Io penso che un uomo come Borsellino avesse questo, avesse il grande rigore morale dentro di sé, avesse anche una lettura anche ironica, un po' disincantata delle cose che accadevano. Le due cose insieme possono star bene. Magari fai il giudice, fai l'attore, stanno dentro mestieri diversi, ma l'importante è davvero mescolare intenzioni, umori diversi. Davide in questo è uno che ha dentro molte chiavi di racconto di sé. Quindi la parte era sua? La parte era sua, quando io l'ho scritta quest'inverno pensavo a lui. Ne avevamo già parlato, l'idea era davvero di scrivere un monologo, una storia che avesse lui non soltanto come attore, come interprete, ma anche un po' come che ne interpretasse il senso profondo, ecco. Giochiamo di fantasia, se Paolo Borsellino fosse in prima fila, il 16, cosa direbbe secondo te a fine?
Ma un po' si divertirebbe. Un po' si divertirebbe, un po' forse penserebbe che davvero un paio di quelle cose avrebbe avuto voglia di dirle quando ha la possibilità di farlo. Sì, penso che metterti di fronte ad uno specchio che non riflette l'immagine tradizionale, quella a cui siamo abituati, ma che cerca di entrare in una tua dimensione più profonda, più intima e anche più scapigliata, o ti turba molto o ti diverte molto, ecco. E a te cosa quale effetto ha dato dopo la prima rilettura? So che ce ne saranno state più che una. Diverse, ancora adesso forse. Sì, ancora si continua. No, a me questo testo piace molto perché come se tenesse insieme molte cose che avevo voglia di raccontare. Il depistaggio e la vicenda di Paolo Borsellino sono un po' il luogo che le tiene tutte insieme, ma è un pensiero, un racconto che dentro di me maturo da tempo e che adesso ha trovato finalmente una, diciamo, sua forma. Diciamo che con Borsellino era l'espediente, ok, per farle venire fuori queste cose, era una buona storia più compiuta, perché con lui in questa vicenda, nella vicenda del depistaggio, alcune cose, diciamo, emergono, si consolidano meglio che in qualsiasi altra storia. Anche il nostro ruolo, anche questo pubblico spesso muto, plaudente, emozionato e rassegnato, che è la storia di questo tempo, di questi 30 anni che sono trascorsi. È anche forse uno strumento che tu stai consegnando a tutti noi dopo questo debutto per cominciare a capire l'importanza della verità nelle cose, di non lasciare. Sì, ci tengo molto, nel senso che mi piace ricordare a me stesso che questo è il primo testo teatrale, il primo racconto, una narrazione teatrale, non poteva essere televisiva, cinematografica, un libro che vuole raccontare quello che è accaduto dopo, perché noi spesso, quando raccontiamo queste storie, ci fermiamo al tempo e al momento della morte, che diventa subito, come dire, mitologia iconica e che rischia poi di prendere lo spazio di tutto il resto, e invece andava raccontato quello che accade dopo, quando i riflettori si spengono, che si sia compiuto, invece cominciano altre storie, forse quelle più importanti, ecco. Quella della ricerca della verità. Allora, io voglio essere precisa nella comunicazione, perché vorrei che, sono sicura che dopo averci sentito oggi su Radio Empire, aver sentito le parole di Claudio Fava, moriamo tutti dalla voglia di vedere questo debutto. Spero. Sì, quindi lo raggiungeremo domenica 16 luglio alle 20 presso il Teatro Paglia della Tenuta Giovenco di Patti, all'interno del, appunto, il calendario del Tindari Festival. E noi ti ringraziamo per la tua disponibilità. Grazie. E so che non si fa in bocca al lupo, si dice una cattiva parola a teatro che non posso dire radiofonicamente. Posso dirla io. Puoi dirla tu, ce la siamo detta. Ce la siamo detta. E che sia l'inizio di tanti di tuoi racconti come registi alla ricerca della verità. Sì, ci divertiamo anche in questo. Dai. E noi ti aspetteremo anche per i prossimi. Grazie. Noi adesso ti salutiamo Claudio e ti facciamo, non si dice, ma tantissimi incrociamenti di dita, e lo lasciamo con un brano di Caparezza che parla proprio della ricerca della verità costante, di non scaricare continuamente il barile, e il brano è Non siete stato voi.